Napoli. Non tutti sanno che questa città è una delle città più esoteriche d'Italia, ricca di simboli legati all'occulto e al mistero. Le bugne della facciata della chiesa del Gesù Nuovo in realtà sono piene di simboli incisi nella pietra, sono dei simboli legati all'occulto, capaci di imprimere alla pietra la possibilità di catturare energia dall'esterno per imprimerla all'interno dell'edificio sacro. Ma attenzione, queste bugne costituivano la facciata di un antico palazzo che poi è andato distrutto e la facciata è stata riadattata a chiesa, quindi il codice segreto è stato mischiato e anziché attirare energia positiva dall'esterno, hanno attirato negatività. La guglia dell'Immacolata al centro di Piazza del Gesù in realtà nasconde un segreto, perché la statua di rame dell'Immacolata che svetta sulla cima, se da un lato mostra la faccia e il volto della Madonna, dal lato opposto il mantello sventolante sembra assumere stranamente la forma della Santa Muerte, un uomo incappucciato senza volto con la falce, un altro simbolo della Napoli esoterica. E nel chiostro della chiesa di Santa Chiara si dice che aleggia il fantasma della regina Giovanna I d'Anjou. Ebbene, Giovanna viene uccisa a Muro Lucano, soffocata dai sicari inviati dal cugino Carlo d'Anjou Durazzo. Ma non è mai stato trovato il cadavere della regina e quindi si dice che il suo fantasma aleggi proprio all'interno del chiostro. Un fantasma che forse potrebbe essere invece quello di Sancia di Maiorca, seconda moglie di Roberto d'Anjou, che detenne il trono per un periodo al posto di Giovanna e che poi si fece suora col nome di Suor Chiara. Palazzo di Sangro dei Principi di San Severo. Nella notte fra il 16 e il 17 ottobre del 1590 ci fu un uxoricidio, l'uccisione di Maria d'Avalos, trovata insieme all'amante Fabrizio Carafa, duca d'Andria. Il suo corpo viene lasciato in una pozza di sangue e di lei non si sa più nulla. Quindi Piazza San Domenico è dotata di un fantasma che altri non è che quello della povera Maria d'Avalos che piange disperata in attesa di ritrovare il suo amato Fabrizio Carafa. Siamo arrivati alla Cappella San Severo, un luogo ricco di simboli esoterici legati alla figura di Raimondo di Sangro, settimo principe di San Severo. E sotto la chiesa delle anime del Purgatorio ad Arco c'è un ipogeo ricco di scheletri, di teschi, sono le scheletri delle anime pezzentelle, dei morti che hanno bisogno delle preghiere dei vivi per raggiungere il paradiso. Per la serie Non è vero ma ci credo, bisogna sempre accarezzare una delle due cappuccelle esposte fuori la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco per non avere la sventura. Passeggiare di notte tra i vicoli di Napoli, in mezzo a strane ombre, strani suoni, non fa altro che aumentare una suggestione che viene proprio da questa Napoli, una Napoli che non tutti conoscono, la Napoli esoterica.